Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata. Oggi vi parlo di un'app per macOS molto molto interessante. Si chiama Twizzcake. Con me c'è Leonardo. Ciao a tutti. Anche Leonardo sta usando da un po' questa app. Che ne Sì, pensi di questa? devo dire che a parte che per me questo, ma non solo, c'è anche per Windows Sì. come app ed è molto interessante. Adesso poi vedrete le funzioni che ha, ma sono sicuro che vi piacerà. Comunque è un'app bella. Ha diverse funzioni, gestisce diverse cose. Allora, prima di tutto vi dico come si scrive. TWE SE CHE, Twizzcake. Allora, bisogna dire che per ora è in versione beta, però funziona già molto bene, è stabile, quindi non ci sono problemi, usatela tranquillamente. Non sappiamo fino a quando è in versione beta, non lo dobbiamo Sì, non lo sapere. sappiamo. E per poterla utilizzare dovete registrarvi. Perché da quello che si dice, di quello che sembra, quando diventerà ufficiale, quindi uscirà dal ciclo di beta, potrebbe diventare a pagamento. Non sappiamo quanto i prezzi, se sarà un abbonamento, quanto, non si sa ancora nulla e non se ne parla ancora neanche comunque sui vari canali, dove per esempio c'è un gruppo Telegram dove si discute di questa app, proprio fatta dagli sviluppatori. Quindi per ora è gratuita. Comunque, anche se ci fosse qualcosa da pagare, vi assicuro che ne vale la pena. Per quello che vale, è fatta veramente bene. È fatta benissimo, davvero. Allora, intanto vi faccio vedere dove scaricarla e come registrarvi. Dovete creare un account sul sito, ora andremo sul sito, dovete creare questo account che poi dovete utilizzare e far fare il login quando scaricate e installate l'app. Ecco, c'è da dire che è compatibile, anche c'è una versione compatibile con Mac M1, con i nuovi processori Apple. Sì, uscita qualche settimana fa. Sì, penso un mesetto fa più o meno, sì. Sì. Altra cosa da dire, per aggiornare l'applicazione dovete andare a riscaricarla dal sito, quindi non c'è un aggiornamento automatico. Comunque, quando è disponibile, c'è un messaggio che viene visualizzato nell'app che dice: attenzione, c'è un aggiornamento, e voi sapete, dovete andare sul sito e aggiornarla. Ok, andiamo, apriamo un Macintosh attimo HD volume. Safari ed andiamo a vedere il sito. Centro notifiche. Leonardo. Seleziona clic centro notifiche. FaceTime. Safari menu. Almanacco del giorno. Finestra. Allora, Almanacco del giorno. Contenuto web. Barra laterale. Barra strumenti. Schermo andiamo e indietro. Barra. scriviamo Aggiungi pagina. Non sicuro. www.tw.me. www.news.news.1.sms. The World TWE www.tw.com quindi completamento selezionato app. www.tw.com Kake app. Traduzione disponibile. Ed eccoci nel sito. Ora, sapete che ora è possibile tradurre le pagine in italiano. Quindi, se non sapete Cioè, l'inglese non l'inglese, è una lingua poco avvezza, vi e quindi consiglio non sapete, di farlo. Ora io Visitato link. Tuisecake. vi faccio lo traduco per fargli vedere come si fa, già che ci siamo, così vi facciamo vedere anche come funziona la traduzione. Che dici, Leonardo? Glielo Sì. dimostriamo. Ok, quindi ora il sito, se sentite, è in inglese. Elenco 6 elementi. Visitato link. Link. Download. Link, documentation. Tesi Questo 6. è in inglese. Ora andiamo
attivare la traduzione o dal menu, quindi VM, poi si va nei vari menu, nel menu vista, vista, ecco, oppure anche dalla barra qui degli indirizzi. Navigazione. Della barra. Barra dei pannelli, barra strumenti. Schermo intero pulsante. Della barra strumenti. Barra nuovo gruppo di pannelli. Indietro pulsante menu. Qui c'è indietro, avanti, eccetera, c'è anche l'indirizzo. Resoconto E cerchiamo. sulla pagina. Aggiungi pagina elenco le. Certificato sito sicuro. Menu audio lì. Traduzione disponibile. Ecco, Pulsante. pulsante subito dopo la barra degli indirizzi, dove c'è appunto il nostro indirizzo del sito, abbiamo traduzione disponibile, quindi premiamo qui Menu. e selezioniamo Traduci in italiano. traduci in italiano. Ecco qua. Ed Traduci in italiano. ecco. Ricarica pagina pulsante. Torniamo nel nostro sito. Tuese cache linea verticale home. Contenuto web. Link. Contatto. Ed 4 di ecco 6. che, vedete? Link. Accedi. 5 di 6. Link. 6 di... Link. Registrati. 6 di 6. Registrati, il sito è diventato in italiano. Ovviamente non è perfetto, una traduzione fatta da una macchina, quindi Dai, 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 server di Apple. Però, quanto dire, è perfettissima, no, però si capisce, è molto sì, intuitiva, io la uso spesso. ma è utile perché comunque non solo dall'inglese, da molte altre lingue Sì, 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 traduce, sì, sì. quindi ecco, la prima volta che usate questa funzione vi verrà chiesto di confermare il fatto che comunque i testi vengono mandati sui server di Apple per la traduzione. Sì, è scaricare le lingue. Esatto. Comunque avviene praticamente in tempo reale, quindi è velocissima Sì, 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 il sì, processo di sì, sì. traduzione di siti, anche abbastanza lunghi, grandi. Quindi ora Sì. dobbiamo andare prima di tutto a registrarci. Quindi, Link. Scarica. Visitato link. A casa. allora, 1 qui di c'è, 6. ecco, vedete casa. Link. Scarica. E 2 di qui 6. c'è scarica dove andremo tra poco per scaricare la nostra app. Link, documentazione, 3 di 6. Documentazione, qui potete leggere tutto il manuale che è fatto bene, direi. Solo che parla molto della versione Windows anche, quindi ci sono anche i corrispondenti comandi a tastiera per Mac che vi farò vedere poi come vederli nell'app. Link, contatto, 4 di 6. Contatto, bisogna contattarci. Link, accedi, Accedi. 5 di 6. Link, registrati. 6 di 6. Ed ecco, registrati. Username, richiesto campo di testo modificabile. Ed Principale. eccoci nella pagina di registrazione. Username. Livello intestazione 1. Register. Principale. Fine di navigazione. Fine elenco. Visitato link. Register. 6 di 6. Stranamente adesso la pagina è in inglese, dovrebbe automaticamente tradurla. No, probabilmente l'indirizzo. Principale. Vediamo se l'indirizzo del sito è diverso perché dovrebbe tradurlo automaticamente. Barra dei Vediamo barra strumenti. Schermo inter barra strumenti. Resoconto. Aggiungi pa certificato sito sicuro pulsante. https://www.tuesecache.app/user/register/. Ricarica pagina pulsante. Raccolta. Ah, non c'è la traduzione, non mi dà più la traduzione disponibile. Verticale Probabilmente è visione. un Contro la modulo. traduzione. Tuesecache linea verticale register contenuto web. Probabilmente non lo so se. È Livello strano. intestazione 1. Register. Però poi non dà più il pulsante. Infatti, di solito quando cambi pagina te la traduce Sì, automaticamente. lo traduce. Quindi qui Sì. mi dà. Comunque, vabbè, è facile. Alla fine dovete semplicemente mettere Username. Username richiesto campo di testo modificabile. un nome utente. Require 150 caratteri surfaware. Letters, digits and virgola più only. Email Vabbè. address. Dice quanti caratteri, 150 caratteri o meno, insomma, dice come essere il nome Email address richiesto, campo di testo modificabile, campo email. utente. La mail. Password. Password richiesto, campo di testo modificabile protetto. Una password. Elenco 4 elementi. Punto. Your password can't be too similar to your other personal information. Vabbè, dice che la password non deve essere simile a altre informazioni personali. Punto. Your password must contain at least 8 characters. 2 di 4. Almeno 8 caratteri deve contenere. Punto. Your password can't be a commonly used password. Non può essere una password, diciamo, di quelle semplici, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 oppure ABCD, insomma, quelle password lì che non usate mai comunque perché sono Sì. facilmente riconoscibili. Punto.
Il password can't be entirely numeric. E non può essere, ecco, non può essere tutta solo di numeri, quindi numeri e lettere o altri simboli. Fine elenco. Password confirmation. Password confirmation richiesto campo di testo modificabile protetto. Conferma password. Enter the same password as before for verification. Quindi stessa password della che avete messo sopra per verificarlo. Register. Pulsante. Pulsante registrati. Quindi è molto semplice la registrazione. Poi vi arriva una mail con un codice. Giusto, Leonardo, mi pare che sia una mail con un codice. Ora no, lo fa... un codice, ecco, io non ricordo. Io l'ho fatto tempo fa. Un codice o un link. Sì. Credo che arrivi un link dove. Sì, un link dove cliccare per attivare l'account. Sì, un link o un codice. Comunque, vabbè, sono le solite registrazioni che si fanno, ecco, insomma, le solite registrazioni. E quando vi registrate, preciso questo, se volete poi successivamente modificare le informazioni dell'account, dovete farlo dal sito. Sì, ci faccio il pulsante che avete visto prima, accedi, sì. Che praticamente ci fa modificare le informazioni. Le informazioni, non potete però successivamente, se magari l'app vi dà poi noia e non volete più usarla, volete rimanere l'account, non potete farlo. Ecco, attualmente non si può fare. Dovete contattare gli sviluppatori e chiedere di rimanere l'account. Sì, beh, a parte che non sta, anche se lo tenete, nel senso. Anche se non sei. Non succede nulla, non mi arrivano neanche mail, non mi arriva proprio niente. Semplicemente per. Io penso che adesso lo stiamo utilizzando per vedere quanti utenti effettivamente usano l'app. Sì, usano sì. Probabilmente anche per quello adesso. Poi vedremo come verrà la licenza, probabilmente un abbonamento mensile, adesso non so come funzioni, ma funzionerà. Sì, sì. Torniamo alla pagina precedente. Ecco. Indietro. Visitato link. Elenco 6 elementi. Visitato link. Cast link. Scarica. Andiamo su scarica. Entriamo qui. Traduzione disponibile. Visitato link. Poesecake. Elenco 6. Visitato link. Visitato link. Download. Link. Documentazione. Stranamente oggi non fa la traduzione automatica quando cambi pagina. La fa sempre di solito. Sì, non lo so se è colpa del sito. Infatti. Di solito funziona. Comunque adesso andiamo a tradurre di nuovo. Barra strumenti. Schermo intero pulsato. Infatti adesso c'è il pulsantino traduzione disponibile. Ricarica pagine, traduzione disponibile, menu, traduci in italiano. Traduci in italiano. Ah, forse perché sono tornato indietro da una pagina che era poi in inglese. Sarà per quello probabilmente. Ricarica pagine pulsante. Vediamo. Poese cacchellina link. Accedi. 5 accedi, ok. Visitato link. Poese tour. Elenco 6 elementi. Visitato link. Casa. 1. Visitato link. Documentazione. Andiamo in intestazione sotto. Link. Punti di riferimento. Intestazione. Caratteri. Intestazioni. Livello intestazione 1. Scarica Twizzcake. Scarica Twizzcake. Quindi vuoi una fetta della torta, faccina che alza gli occhi verso il cielo, ok? Niente più battute sulla torta. Vabbè, questa è una fetta della torta, ok? Niente più battute, perché Twizzcake è praticamente una assomiglia molto a cheesecake, no? Come in inglese. Sì, sì. Ecco, una cosa in inglese che hanno fatto questa così questa cosa ironica di la somiglianza a cheesecake, che sarebbe la torta di formaggio, no? Hanno fatto questa cosa per l'app. Avrei bisogno di un account per utilizzare il software. Vuoi che potrebbe essere richiesta una licenza in futuro? Questo è attualmente gratuito durante il periodo di test. Ecco, quindi anche qui ve lo dice che è gratuito, potrebbe essere chiesto una licenza, non è sicuro, ci dice potrebbe essere. Ok. Si prega di notare che la versione corrente è una beta, il che significa che parti dell'applicazione potrebbero essere instabili ed essere contenute in un file zip. Ok, qui ci dice che alcune potrebbe essere instabile, comunque funziona bene. Link. Visualizza la documentazione online. Documentazione online, che potete visualizzare la documentazione manuale, completo. Link. Un contratto di licenza con l'utente finale. La licenza. Link. Link. Modifica registro.
Modifica registro praticamente il change log, cioè sono le modifiche de delle versioni. Qui, vabbè, è tradotto Sì. un po' così. Comunque sarebbe il change log dell'app con tutte le novità aggiornate. Link. Scarica per Windows 098. Scarica per Windows. Link. Scarica per Intel Mac 098. Intel Mac, se avete un Mac Intel. Link. Scarica per M1 Mac 098. Per M1 Mac 098. Quindi la versione qua è la 098. Fine di principale. Proviamo a entrare nella documentazione, vediamo se ce la traduce in italiano subito, automaticamente Vediamo oppure il no. manuale. Si prega di notare che la versione. Avrai Come? bisogno di una. Quindi vuoi una Vediamo fetta se della c'è il pasta manuale, arancino? cioè l'italiano Livello qual è intestazioni sulla 1. manuale, sulla Scarica tua esecata. documentazione, vediamo. Vediamo. Principale. Fine di navigazione. Fine elenco. Link. Documentazione. Accedi. Link. Documentazione. 3D. Link. Introduzione. Eh Elenco sì, 10 infatti elementi. adesso la fa la tradotta già, vedete, introduzione, Link. Note. 2 di 10. note. Link. Iniziare. 3 di 10. Elenco 8 elementi livello. Link. Twitter. 1 di 8. Allora, vediamo che cosa. Spieghiamo un attimo quest'app che cosa permette di fare intanto. Allora, permette di accedere e utilizzare quindi Twitter, come ci dice qui nella documentazione. Poi, vabbè, Link, Telegramma, 2 di 8. sarebbe Telegram, tradotto Telegramma, comunque Telegram, quindi Sì, vai te, sì. sì, e finalmente possiamo utilizzare Telegram su Mac. E vedete anche in modo molto accessibile, non gestisce i gruppi o le chiamate, queste cose ancora no, però tutto il resto direi che funziona. Ecco, Sì. Link, esplora file. 3 di 8. spero a fare presente il file manager, potete usare, gestire i vostri file direttamente dall'app. Io non lo faccio perché comunque uso il normale Finder di Mac. Comunque, se Sì. volete potete usare questo, io sinceramente non lo faccio. Link, radio. 4 di 8. Le radio, possiamo ascoltare le radio, cercarle o inserire anche una radio di cui conosciamo l'indirizzo, l'URL della radio. Link, Mastodonte, 5 di 8. Questo è Mastodon, che praticamente è un'alternativa a Twitter, che io non ho mai provato, non so se tu l'hai provata, Nemmeno no, io, cioè mentre so che lo conosce là, ma io non ho mai. non no, neanche io. Comunque si può usare Mastodon. Link, GitHub, 6 di 8. GitHub praticamente è una piattaforma che utilizzano gli sviluppatori di software sia per scambiare proprio il codice sorgente delle app, per esempio viene utilizzata anche da Telegram per il codice di Telegram. Oppure per leggere i bug, per segnalazioni di bug, eccetera, e possiamo usarlo anche questo con Sì. Twiscake. Link, Mangimi, 7 di 8. Oddio, questa cosa potrebbe essere mai Mangimi. Link, assistente di Link. Allora, sono RSS praticamente. Ah, ecco, vabbè. I feed RSS, quindi qui c'è scritto feed e lui è tradotto come Mangimi. Molto bene. Non so. Questa è carina, questa traduzione. I feed, quindi potete mettere i feed di notizie o anche i podcast. Funziona anche con i podcast, sempre gli RSS dei podcast. Link, assistente domestico, 8 E di 8. questo non ho capito. Home Assistant, non ho capito bene che cosa serva per gestire i dispositivi che abbiamo in casa, come luci, e altre cose che si possono gestire via wifi, ma non ho capito sinceramente come funziona. Non ho neanche studiato più di tanto, perché comunque per questo usiamo i nostri assistenti vocali, che è molto più comodo. Sì. Fine elenco. Link. Link, DP di sessione, 4 di 10. Andiamo alla sessione, insomma, comunque qui funziona, c'è documentazione come funziona l'app e se volete potete tranquillamente leggerlo. Adesso usciamo. Finder, scrivania, Macintosh HD volume. Eccoci qua, siamo Azioni tornati disponibili. nel nostro Finder. Allora, io oggi facciamo vedere Twitter e Telegram. Le altre poi potete gestirle voi, perché comunque Sì, le potete scoprire, sì. comunque il modo di utilizzare è lo stesso, cioè l'interfaccia è la stessa, meno male. Sì, Ecco, quindi sì.
si divide in sessioni. Le sessioni sono praticamente i diversi servizi, le chiama session. Le sessioni si possono configurare, ci sono configurazioni diverse per ogni sessione. Al momento Noi del non faremo vedere la configurazione di Telegram perché lì c'è un discorso privacy sì, e certo, del numero, è anche non già vorremmo. configurata, quindi non dovrei uscire. Comunque, il login si fa da Twitter, si fa nuova sessione. Quando installate l'app, ovviamente non ci saranno sessioni, c'è solamente la sessione di default, quella per configurare, si chiama config, ed è la sessione che c'è sempre, perché Sì. è standard, è per configurare. Poi creerete una sessione che volete, se Telegram, se Twitter o Mastodon o iFeed RSS o quello che volete. Tra l'altro, non sappiamo se in futuro verranno aggiunti altri servizi. Possibile che succeda, che si mettono Potrei, sì. servizi in più. Si usano molto in questa app le frecce. Le frecce, invio e altri comandi da tastiera. Si usa poco i comandi standard di VoiceOver. Quest'app è nata su Windows e poi è stata sviluppata anche per me, che i comandi sono praticamente gli stessi, a parte quando il tasto non esiste su Mac. Sì. Quindi, per rendere le due app più simili, praticamente viene utilizzato gli script di VoiceOver. I comandi VoiceOver praticamente si gestiscono con degli script, questa applicazione si gestisce. Quindi, se per caso non funziona qualcosa, o quando l'avviate vi arriva un messaggio in inglese che dice praticamente che non, tipo speech, che non funziona la sintesi, insomma, che non è Speech e possibile. voice, speech e voice a me succede, la prima volta è successo. Ovviamente da un Perché errore io di. dovevo abilitare gli script. Ah, sì, ecco. Se succede, andate nelle utility di VoiceOver dove c'è. Permetti VoiceOver con Apple Script, che è Sì, nella. nell'utility voiceover, Ecco, sì. nella versione generali, se è attivato, attivatelo. Allora, succede anche questo, notato, a volte quando si aggiorna il sistema, quando aggiorniamo Sì. macOS. In questo caso basta che chiudete e riaprite VoiceOver, quindi spegnete e accendete VoiceOver e tutto funziona, fate ripartire e funziona tutto. Sì. Quindi, vediamo come funziona l'app. Allora, adesso entro Selezioni nell'app. applicazioni 100 Finder attuale menu FaceTime menu Telephone menu Tuesekake menu Tuesekake menu Tuesekake V09 8 finestra verticale SKR1WLBAR. Ecco, allora qui praticamente si usa il tab per spostarsi nelle varie sezioni dell'app. Quindi Home, 125 of 4891 items. ecco, questo è la home di Twitter. Ora io mi sposto con le frecce. Allora, per andare nei tweet più recenti, usiamo la freccia in su, per come l'ho configurata io, perché poi si può anche fare il contrario, cioè si può avere i tweet più recenti, l'ordine inverso, insomma, dei tweet. Ora io uso la freccia. Mexitynet.it, offerte Amazon 10 maggio fino al 56% su Apple, Crucial Sabrent, Manfrotto Meros Philips, Anker DLVR.it slash SQ4GTT 7 Esago DLVR.it. Ecco, questo è il tweet. Ora, come facciamo per esempio per aprirlo questo URL del tweet? Allora facciamo invio. Select URL, dialogo. Select URL. Allora, qui mi dice seleziona l'URL. Allora, in questo caso ce n'è uno solo. Quindi io posso tranquillamente fare invio e aprirlo. E si aprirebbe Safari. Ora io non lo faccio perché tanto va bene così. Si apre Safari con l'URL selezionato. Ok, default Se ce ne button. fossero Cancel di button. più Table invece. riga 1 di 1. Se ce ne fossero di più, noi andiamo col tab. Ok, default button. Qui c'è un pulsante OK default. Cancel button. Qui c'è cancel. Table riga 1 di 1. E qui c'è una tabella con l'URL che adesso è uno solo. Selezionato. Ah, quindi compaiono sulla tabella. Se la tabella Esatto. ok. E ora è uno solo, quindi inutile fare questo giro perché ce n'è solo uno, faccio invio e basta.
Sì. Ok, quindi se ce ne fossero più di uno, bisogna selezionarlo. Poi c'è anche una configurazione, un'opzione nelle ultime versioni che se l'URL è uno solo, aprilo direttamente senza far uscire questa scelta. Poi Ok, default vediamo. button. Andiamo, facciamo Cancel cancel. button. Tuesekakebu09, centro Siamo notifiche. tornati in Leonardo. Tuesekake. Qua si è. Il focus è andato su centro notifiche perché c'è la chiamata di FaceTime aperta, quindi torniamo nel Seleziona applicazione. nostro. Tuesekake FaceTime. Tuesekakebu09. Ecco, adesso vediamo questo, quindi poi ci sono tutti gli altri comandi, possiamo seguire un utente, vedere i tweet dell'utente, possiamo fare tantissime cose. Per vedere adesso, vediamo come fare per mostrare una lista dei comandi disponibili in questo momento nell'app. Per farlo avete due possibilità se avete il comando a tastiera attivo. O andate a modificare il tasto opzione da usare, perché il comando è per far uscire la lista dei tasti, è opzione M. Quindi c'è un problema, perché se abbiamo il comando a tastiera attivato, opzione M apre mail. Quindi non potete vedere la lista dei comandi. Per farlo dovete o selezionare un tasto di opzione da usare come normale tasto di opzione senza usare il comando tastiera, lo potete fare dalle impostazioni di VoiceOver, oppure disattivate temporaneamente il comando a tastiera. Quindi potete fare o il tasto rapido o andare nel menu aiuto di Aiuto di VoiceOver. VoiceOver menu 5 elementi. Manuale utente controllo. Comandi aiuto menu controllo opzione. Comandi aiuto Comandi aiuto menu 16 elementi. generale Generali menu. Generali menu 80 elementi. e scegliere. Qui faccio vedere la sala più lunga per vedere dove sono i comandi. Se poi volete, se vi ricordate il comando rapido, fate il comando rapido, ovviamente. E trovate. Aggiungi pronuncia. Aiuto tastiera con altri contenuti. Apri centro. Apri guida, attributo voce. Apri il menu del. Apri menu abbreviato. Apri menu aiuto di. Apri rotore verbosità. Apri tutorial guida. Attiva disattiva il blocco del modificatore VO control. Attiva disattiva il commander tastiera controllo opzione maiuscole. K. Ecco, quindi il tasto rapido è CTRL opzione SHIFT e K per attivare o disattivare il comando della tastiera. Ora lo disattiviamo Commander tastiera disattivato. e vediamo con opzione M quali sono i comandi disponibili nel momento nella sessione di Twitter. Quindi Menu. questo menu normalissimo, andiamo con le frecce e vediamo cosa c'è. New Twitch CMD più N. Nuovo tweet comando N, Reply CMD più R. Retweet potete rispondere con rispondi, potete CMD più Shift più R. retweetare, Quote tweet option più Q. potete quotare il tweet, View option più V. potete vedere il tweet, apriamo una finestra con il tweet in formato di testo, quindi potete copiare, eccetera. Vabbè, Delete, delete. delete per cancellarlo, ovviamente, se è un vostro tweet, altrimenti non potete farlo. Send a direct message CMD più D. Mandare un messaggio diretto a qualcuno su Twitter. User timeline CMD più. Potete con comando più aprire la timeline dell'utente, quindi tutti i tweet dell'utente selezionato. Follow CMD più L. Seguire un utente, Un follow CMD più Shift più L. non seguire più un utente Twitter, Block CMD più B. bloccare un utente, Un block CMD più Shift più B. sbloccare un utente, Set nickname option più N. potete cambiare il nome dell'utente come volete voi, quindi mettere un nickname diverso se volete. Get relationship option più semicolon. Get relationship, non so che cosa possa fare, sinceramente. Update profilo CMD più Shift più P. Ecco, modificare il vostro profilo Twitter. View profilo CMD più Shift più U.
vedere il profilo dell'utente selezionato. Likes CMD più option più K. Mettere mi piace. View conversation CMD più G. Vedere la conversazione, se è un tweet a commenti o domande e risposte di questo tweet. Search CMD più slash. Cercare qualcuno su Twitter. Questo funziona anche su altre sessioni, non solo su Twitter. Sì. Per esempio, per cercare le radio. O altro. OCR CMD più. OCR, questo è interessante. Questo è per, se c'è un'immagine, mi fa l'OCR dell'immagine. Open in web, c'è un più W. Open in web, si apre il tweet sul web. Dimmi. Di pure, Leonardo. Nella pagina web, sì, nella pagina web. Sì, sì. Ecco, purtroppo per intervenire devo fermarmi, altrimenti non si sente perché si abbassa. Sì, si abbassa. Sì, sì. View i direct tweets, CMD più backslash. Vedere i retweet nascosti. Manage filters, CMD più option più F. I filtri. New tweet CMD più N. E torniamo alla prima voce, new tweet. Ok. Verticale SKR1. Il menu è ciclico, quindi voi selezionate quello che vi interessa e poi. Esatto. È molto intuitivo. Sì, sì, sì. Ed è veramente veloce, stabile. Il problema è che ogni tanto dovete cancellare il buffer di Twitter perché si accumulano tantissimi, lui li scarica e li lascia lì. Se volete potete cancellare il buffer di Twitter, vi faccio vedere poi, anzi subito ve lo faccio vedere come si fa. Andiamo nel menu, quindi VOM, menu bar Apple. Qui ci sono dei menu che poi vedremo. Se noi comunque andiamo nel menu TSK, buffer sound buffer, nel menu buffer, i buffer sono praticamente, allora, ogni sessione contiene più buffer. Per esempio nel tweet c'è la home, che è la timeline, poi ci sono i messaggi diretti, quindi ogni sessione è composta da più buffer, ok? Quindi adesso noi dobbiamo andare a cancellare questo buffer, scendiamo giù, buffer menu interact enter. Ecco, questo interact più enter cosa fa? Fa la prima, l'azione principale sul l'elemento del buffer. Per esempio, abbiamo visto prima che su un tweet cosa fa? Apre l'URL del tweet. Se per esempio su Telegram fa ascoltare il messaggio vocale, se è un messaggio vocale. Secondary interact, shift più enter. Secondary interact praticamente è l'azione secondaria. Quindi shift enter fa l'azione secondaria che cambia in seconda di dove siamo. Anche questa. Dismiss CMD più apostrofe. Dismiss vuol dire nulla. Toggle mute CMD più M. Toggle mute, questo è interessante. Possiamo, se vogliamo, fare in modo che all'arrivo di un nuovo elemento in qualsiasi buffer venga letto ad alta voce. Mixitnet hit, offerte Amazon 10 maggio. Ecco. Quindi, se questa opzione è attiva, verrà letto tutto quello che arriva. Non ve lo consiglio su Twitter se sono tanti, perché sennò ogni volta arriva tutto. Allora, andiamo avanti. Allora. Menu extra FaceTime, menu extra. Torniamo Tuesica qui. Tuesica, menu bar buffer. Toggle mute CMD, toggle autoread CMD più. Ah no, ecco, no, attenzione, no. Allora no, mute non è la lettura, sono i suoni. Ecco, mi sono confuso con le due cose. Comunque, spieghiamo. Mute sono i suoni, perché quando arriva un tweet, un messaggio di Telegram, ha dei suoni diversi che possiamo disattivare per ogni buffer, ogni sessione. Sì, mentre sì. Toggle autoread CMD più A. Ecco, toggle autoread CMD più A. Questo è la lettura automatica che vi dicevo prima. Quindi, se attiva, vi verrà letto automaticamente quando arriva un tweet. Adesso io provo ad attivarla. Toggle autoread CMD più A. Adesso è attiva. Quindi, se arriva un tweet, dovrebbe leggercelo. Vediamo gli altri. Menu bar Apple. Buffer. Toggle mute CMD più E. Clear buffer. Ecco, clear buffer. Clear buffer sarebbe proprio per cancellare il buffer. Ecco.
quando diventa un po' troppo lungo. E Tre qui abbati. finisce il menu. Verticale SKR1. Adesso aspettiamo se arriva qualche tweet, dovrebbe arrivare qualcosa, perché non sono iscritto a diversi. Intanto Lando vuoi dire, aggiungere qualcosa su questo, su Twitter e su come funziona? No, no, comunque è molto, molto interessante. Anche su Twitter si vede che comunque ci hanno lavorato molto, cioè per renderlo accessibile c'è un lavoro dietro. Sì. Sinceramente, complimenti agli sviluppatori di questa app perché davvero la seguono Poi tanto. sono anche molto attivi nelle risposte, ci sono contattati anche via mail per Sì, chiedere sì. informazioni. Ma sono attivi anche su Telegram, che c'è il gruppo che si chiama Twizzcake Support. Se non sbaglio, dovrei andare a vedere. Comunque su Telegram lo trovate. E comunque quando vi iscrivete a Telegram o a Twitter, vi chiederà se volete iscrivervi al gruppo di discussione almeno a me è successo quando l'ho fatto io, o è successo che mi ha chiesto così, il gruppo di Credo che mi abbia supporto. chiesto anche a me, però io ho detto no. Sì, il gruppo di supporto sia su Telegram che l'account Twitter di adesso Sì, magari non ripeto, sono molto attivi, non c'è niente da dire. arriva nessun tweet. Adesso che ci serve non arrivano, come sempre succede, quando serve qualcosa non arriva mai. Comunque, andiamo a vedere Telegram come funziona. Quindi ci spostiamo. Ah, ecco, possiamo anche usare dei comandi rapidi per passare da una sessione all'altra. Quindi con Command Shift 1, 2, 3 spostiamo sessioni. Per esempio, se faccio Command più 3, Command Shift 3. Applicazione modifica pulsante. Dovrebbe Modifica pulsante. Tuese cacche andare pulsante. su. Applicazione modifica pulsante. Modifica tuese cacche V09 8 finestra. Verticale SKR1 WLBAR. Maxitinet IT offerte Amazon 10 maggio fino al 56% su Apple Cruciale. Sabrent Manfrotto Neros. Autenticazione. Exit. Passaggio, finestra di login applicazione. Esegui login, finestra di dialogo del sistema. Ecco, quindi con i vari command shift 1, 2 e col 3 non funziona, quindi mi sa che è un tasto che usa per qualcosa il Mac, probabilmente command shift 3. Perché, vedi, se faccio command shift 1 Tuese cacche config. va sulla prima che è la configurazione, vi ricordate che vi dicevo che è quella originale, che è già installata. Command shift 2 Twitter Luca va su 0577. Twitter. Il 3 dovrebbe andare su Telegram, ma non ci va e succede questo. Applicazione modifica pulsante. Modifica pulsante. Non so che cosa Tuese cacche V098. possa essere. Esce modifica e poi sparisce, non so che cosa sia. Tu sai cosa serve Command Shift 3 su Mac, Leonardo? Se hai qualche tasto rapido di qualcosa. No, Command Shift 3, io sinceramente non so cosa fa, forse fa Command Shift 3. Può Non essere è che che fa. per caso fa lo screenshot? Mi Sì. sa di sì. Sì. Sì, fa lo screenshot. Ecco cosa fa, visto? Cosa che noi non usiamo praticamente mai, si può dire. Ma io ogni tanto dico, quando magari qualcuno mi chiede, fai uno screenshot e lo devi mandare a me, io lo faccio. Ah, sì, quando si può servire, sì. Ecco, quindi anche qui c'è il problema del tasto che fa. Che serve per due cose. Che va in conflitto col Mac, insomma. Qui purtroppo la terza sessione che avete attiva non potete usarla, a meno che cambiate il tasto dalle impostazioni della Maxitinet ristorante. Philips, offerte Amazon 10 maggio fino al Preferenze di 56% su sistema. Apple. Crucial Sabrent, Manfrotto Meros Philips, Anker dlvr.it/sq4gtd, 7 esago dlvr.it, Timelines. Ecco, quindi potete attivare cambiare il tasto nelle configurazioni, le preferenze della tastiera. Questo è proprio un comando che non mi ricordavo, sinceramente. Ora ci ho pensato. Non lo uso mai praticamente, quindi adesso abbiamo capito per quale motivo non. Adesso mi era fatto non so quanti screenshot da poi da togliere. Sicuramente ci saranno, li salverà
Dove stava? Boh, in immagini forse, dopo da Buttali andare completamente, tanto non ti servono. a... Sì, infatti li eliminerò tutti adesso, appena che... E tra l'altro dove sono però? Dove li salva? Adesso questo... queste cose sono quei comandi che ovviamente noi no, non vedendo, non usiamo praticamente, a parte se servono, ma quasi mai si può dire. E poi capita che poi te li dimentichi chiaramente perché quello che non usi poi te lo dimentichi. Andiamo Sì. quindi a vedere Telegram. Google, riga 1 di 5. Home, selezionato. Direttamente dai, Telegram, riga 2 di 3. andiamo con Tab, Shift Tab, andiamo giù con la freccia quando siamo Selezionato. sull'opzione Twitter, cioè andiamo di 1. Telegram, Luca 0577. Ed ecco Telegram, questo è Telegram. Andiamo col Tab, c'è anche il cagnolino che ci sento Il che... mio cagnolino che... Sì. Se vuole partecipare anche lui. Table, riga 1 di 9. Cazzo, Ecco, selezionato. qui abbiamo... Chats, che sono tutte le chat praticamente che ha a disposizione di Telegram. E Telegram. scendendo, quindi sopra abbiamo tutte le chat. Cazzo. Andiamo in col tab, Verticale due SKR182QE, volte, cazzo. ecco qua, 125 items. tutte le chat. 10 un'area supergroup, audio gamas, Mr. Bright, I audio gamas, 6 un home, renew items. 10 una 6 un read channel, polzain.net, other photo, macOS 13, ecco il possibile nome, Ecco, https://. vedete, vi dice quanti messaggi ci sono, devono ancora essere letti, quindi vi dice anche i non letti. Questo per esempio è un canale, è il canale di 10 una 6 un read channel, polzain.net, Apple other Zane. photo, macOS 13. Pure abbiamo 10 una ad supergroup, audio gamas, Mr. Bright. Audio Gamers, che è un gruppo di giochi audio. Sempre con le frecce su e giù, eh. 3 un ad channel passione Milan cerchio rosso, cerchio nero medio ader. Segno di spunta, il Milan per la seconda stagione consecutiva si assicura almeno l'aritmetica seconda posizione. Dal 2012 non accadeva 4 hours ago. Ecco, qui c'è Passione Milan, che sentite come va bene il Milan quest'anno. Sì. Ecco. Per esempio, invece la Juve non tanto, non ha della Juve un po' così. D'altronde è un po' per uno, insomma, anzi tocca un po' a noi. Scendiamo. 31 un read supergroup. Amazon Alexa Echo Italia Fabrizio Eplink to Christian, non capisco. Mistero 5 hours ago. Vedete, vi dice tutto, vi dice anche se c'è una risposta. Tutto vi dice. 6 un read supergroup. Tu ezekake support Madia Bedi. Io Twitter also dev proxy to ezekake doesn't works. 9 hours ago. Ecco, vedete, questo qua è Twistcake Super, del gruppo proprio di Twistcake. Adesso, qui possiamo aprire le chat. Cerchiamo per esempio Apple VoiceOver. Non è red channel. 4fan.it, other photo, vi è mai capitato di supergroup? Apple VoiceOver, Leonardo, nessun problema, Laura. Uno dei Iago. Eccolo qua. Questo è Supergruppo di Apple VoiceOver e per aprirlo possiamo fare invio. Apple VoiceOver, 9.094 items. Ed ecco che siamo nella lista dei messaggi di Apple VoiceOver. Ci spostiamo. In questo caso con la freccia giù. Ecco. Ricarditalia.com, Richard Benson. Il ricordo di Carlo Verdone, ricarbenson.metalitalia.com, slash articolo rica. pic.twitter.com, slash cworks1ll6, minute ago, Avete metalitalia.com, sentito? via ns. È arrivato un tweet nuovo che automaticamente è stato letto dalla sintesi, dalla voce, perché abbiamo attivato prima, ricordate, la funzione autoread. Vediamo qui che comandi sono a disposizione in Telegram. Quindi vi ricordate, come abbiamo detto prima, dobbiamo fare opzione più M e vediamo la lista dei comandi che abbiamo a disposizione su Telegram. Ecco, Menu. vediamo. New message CM di più N. Nuovo messaggio. Possiamo mandare un messaggio anche vocale, eh? Reply CM di più R. Rispondere al messaggio. New voice message CM di più V. Nuovo messaggio vocale, c'è anche proprio il comando command più V, messaggio vocale. Reply with voice message CM di più shift più R. Rispondere con un messaggio vocale. Quindi possiamo semplicemente fare questo comando per rispondere con un messaggio vocale. Send a file CM di più shift più F. Possiamo anche mandare dei file, cosa che su iOS non possiamo Non è fare. ancora possibile, no? E penso non lo sarà mai, da come le cose stanno andando. View contacts CM di più shift più C. Possiamo visualizzare i nostri contatti. Search Telegram CM di più slash.
possiamo avete cercare anche in Telegram canali, gruppi, utenti, quello che vogliamo. Già inviati il link CM di più L. Join chat CM di più LU. Join via team link CM di più Ecco, L. join via TME link. Se abbiamo un link, per esempio, di un gruppo o di un canale che ci hanno mandato, possiamo usare questo comando per accedere avendo il link. Mettiamo il link e si accede direttamente al canale o al gruppo. Join chat CM di più lunga. Join chat per partecipare alla chat, quindi a una chat o a un gruppo. Una chat normale. Sì, Live chat sì. CM di più shift più i lunga. View Live chat per lasciare la chat, message, option più V. per vedere il messaggio nella finestra come funziona anche nei tweet, quindi una finestra con solo quel messaggio. View pinned message, CM di più shift più V. Vedere i messaggi fissati in alto nei gruppi o nei canali. Fissa P message, option più P. un messaggio. Delete message, delete. Cancella il messaggio. Get group members, CM di più shift più M. Vedere i membri del gruppo, adesso proveremo a farlo. New message, CM di più N. Ecco, new message si torna, è ciclico come prima, si torna all'inizio. Sì. Get group members, CM di più shift Proviamo più a M. vedere i membri del gruppo. Members in Apple VoiceOver Opened. Verticale SKR1WLBAR. Ci dice membro, finestra dei membri aperta. Adesso noi possiamo tranquillamente. Vitoraf. Mamma last in 5 days up. Vitoraf last in 5 Monsago. Francesca last in 3. Lucia Marciante last in 3 Monsago. Vedete, ci dice anche quando il membro è stato visto l'ultima volta. Ecco, possiamo fare solo questo, eh. Non possiamo gestire il gruppo. Quindi è solamente vedere i membri. Ecco. Sì, non possiamo, ecco, interagire col gruppo, cioè non possiamo interagire col singolo membro, no. Cioè, non possiamo Dovrebbe. gestire il gruppo, per esempio bloccare il membro. Ancora non No. possiamo farlo, questo non si può fare. Ma chissà Dedicati se 3. però Telegram. verrà implementata. Ma secondo me potrebbe essere. Comunque è seguitissima l'app, è continuamente in MSFT sviluppo. Accessibility will so exceed the two key capability suite 2000. Ecco un altro tweet. Vedete, dopo un po' diventa noioso, eh. Sempre nella funzione Sì. attiva, ecco, ve l'ho fatta vedere perché per vedere come funzionava. Ecco, vediamo un attimo come si configura le impostazioni. Table, riga 10 di 10. Members in Apple VoiceOver. Ecco, vedete, Selezionato. sempre col tab o shift tab, vi ricordate dove c'era prima l'opzione chat che era la prima in alto? Ora qui è rimasto aperto il buffer che si chiama membri di Apple VoiceOver, quello che ho aperto prima, vedete che è rimasto? Leonardo. Members in Apple VoiceOver. È un buffer che è rimasto aperto. Ora, se io lo Quindi voglio. l'unico modo per chiuderlo devi cancellare il buffer. Penso basti fare dismiss, vediamo se è vero. Vediamo se così funziona. Menu bar, buffer. Secondary interact. Dismiss CM di più apostrofe. Command più apostrofo. Dismiss CM di più apostrofe. Cuts. Vediamo se è vero. Telegram. Penso di sì. Esatto. Leonardo. Sì, puoi fare anche sì, Cuts. ok. Quindi puoi anche chiudere il buffer facendo dismiss. Sì. Esatto, quindi con comando rapido, comando apostrofo, si chiude il buffer e sparisce. Praticamente, Sì. ecco. Perché quando se ne aprono. Perché tutto quello che voi aprite rimane come buffer. Se per esempio in una chat che utilizzate spesso, senza fare quel giro delle chat, qui se scendo giù, con la freccia sopra c'è scritto chat, se scendo giù, Telegram. Apple VoiceOver. qui c'è Apple VoiceOver direttamente, già qua, io posso tranquillamente con poi. Verticale SK Apple VoiceOver. NOF 1094 Ecco, Hz. premere due volte tab e siamo già in Apple VoiceOver come eravamo prima. Laura Leonardo, scusa per sbaglio, ho risposto al tuo messaggio. Sì. Uno dei app. Netflix Ecco. Italia, amico. Leonardo, nessun problema. E questo è. Vedete, è molto semplice, è veramente semplicissima da usare in inglese, ma secondo me, Leonardo, tu che dici? Cioè, in inglese alla fine. Io per informazione ho chiesto se era possibile tradurla, e mi hanno detto che per ora non la possono tradurre perché comunque ci vuole tempo e per ora non lo vogliono fare. Anche perché sono ancora in beta.
Quindi secondo me questa cosa se succederà, se succederà quando uscirà la versione ufficiale o poco prima, quindi quando le altre funzioni sono poi disponibili. Prima aggiungono quello che serve, secondo me, ecco, è questo che... Però ragazzi, è davvero semplice da usare, sinceramente, anche se è in inglese, Sì, alla fine è abbastanza intuitiva. frecce, invio e poco ha, e imparati i comandi rapidi, sono imparati dal menu e tutto lì, non è molto molto semplice quest'app, davvero. Vedete com'è accessibile Telegram su Mac ora con Sì, questa applicazione? sì. Magari su iOS fosse così. L'unica app che ci permette di gestirlo bene è proprio questa, che comunque Sì, né sì. da web No, no, e né l'app ufficiale su Mac purtroppo non... l'app ufficiale praticamente non legge nulla, quindi neanche installatela perché perdete solo tempo. Ecco, noi speriamo, vi diciamo solo, speriamo di avere presto buone notizie sul fronte Telegram iOS. No, non vi diciamo di più per ora. Ecco, No, 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 però muoiamo. sappiate che non vi lasciamo soli con Telegram per iOS, no, stiamo tentando in tutti i modi di far qualcosa. Sì. Quindi aspettate, io spero il prima possibile. Due minuti. Spero di darvi qualche buona notizia. Perché io e Leonardo stiamo, specialmente Leonardo, perché vabbè, alla fine è lui che più che altro, che sempre cerca soluzioni e sta tentando in tutti i modi, ve lo assicuro, di trovare una soluzione. Perché comunque Telegram, da Telegram ormai sappiamo che non abbiamo nessuna possibilità. Ormai Sì, è sì. chiaro che non ci sono possibilità. Quindi troveremo altre strade. Io spero davvero di darvi presto buone notizie. Non dipende da noi quando ve le possiamo dare, però speriamo davvero. No. Speriamo davvero. Incrociamo le dita, anche voi fatelo, perché io spero davvero di risolvere questo problema, anche perché tra l'altro sapete, adesso non c'entra col podcast, comunque ve lo dico, Telegram al posto di rendere accessibile l'applicazione ha ben pensato di cominciare a introdurre anche servizi a pagamento, ecco, dalle prossime versioni. Qui, Ecco, quindi voglio dire che vabbè, no, non è che tolgono servizi essenziali, sono adesivi, cose del genere, però sinceramente prima di fare queste cose rendila accessibile, no? potevano pensare, invece no, no, proprio niente, no. Comunque speriamo davvero di darvi Sì. buone notizie. Ce la stiamo mettendo tutta, ragazzi, veramente. Sì. Quindi state in attesa, questa è una cosa che volevo, per darvi qualche speranza, ve l'abbiamo detto, almeno rimarrete con qualche speranza di usare, perché veramente Telegram più si aggiorna e peggio va, ormai. Quindi. Bene, vediamo come configurare. Dimmi, Leonardo. Purtroppo è l'unica piattaforma su cui possiamo Sì. avvalerci, Sì, diciamo così. esatto. Ecco. Agenzia ANSA, Gallerie d'Italia, countdown all'apertura della sede torinese. Togliamo questo autoread perché veramente altrimenti. Table, riga 3, table, riga 3 di 3. Togliamo Telegram su Luca 05, Twitter Twitter Luca e andiamo a 0566. togliere Table, riga 1 di 5. Home, autoread selezionato. perché Blocco veramente maiuscole attivo. diventa noioso. Blocco mai. Verticale SKR1WLBAR. Blocco maiuscole attivo. Table, riga 2 di 3. Twitter Luca Ok. 0577. Selezionato. Andiamo a. Table, verticale SKR1. Ok. 136 of 4903. Tuese KV098. Menu bar Andiamo a Apple. togliere autoread. Buffer. Clear buff. Toggle autoread. CM di più A. Tuese KV098. Ok. Toggle autoread. CM di più A. Perfetto. Table. Riga 2 di 3. Twitter Luca 0577. Andiamo a vedere la configurazione. La configurazione è nella sezione general. Cioè, no, Tuese KV vediamo, config. TwinSkate config, abbiamo le varie sezioni, quindi la sezione TwinSkate config è sempre a disposizione quando installate l'app. Quindi andiamo a cercarla, poi apriamo tab. Table, riga 1 di 3. Genera. Abbiamo Selezionato. General, che è la configurazione generale dell'app, le impostazioni generali dell'app, e vediamo quali sono. Verticale SK. Genera. Uno fatto items. 24 hour time, tablet.
questo per esempio ci permette di mettere l'orario in 24 ore oppure 12. Relative times, Nablet. Le relative time, quindi penso che siano gli orari, non so cosa intenda con relative time. Tu l'hai attivato questo, sai cosa No, potrebbe no, no, essere? no, 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 io le impostazioni sinceramente Non le hai non le ho toccate. toccate, no. Open URL if there is only one disabled. Ecco, questa è l'opzione che dicevo prima, open URL, direttamente l'URL se ce n'è solo uno. Se l'attivate non vi esce più quella lista di prima che abbiamo visto su Twitter se l'URL è uno solo, insomma. Quindi nella maggior parte dei casi. Premi Enter to submit multiline text dialogs disabled. Enter per praticamente andare a capo, al posto che per inviare il messaggio quando si fa per esempio un tweet. Sì. Word wrap in text fields disabled. Word wrap è la giustificazione, penso sia la giustificazione del testo o qualcosa del genere. Sì. Ask for confirmation when exiting disabled. Chiedi conferma quando si esce dall'applicazione, è disattivato. Version 098 latest version 098. Ecco, qui vi dice la versione e se questa è l'ultima disponibile. In questo caso lo è, quindi non andiamo ad aggiornare l'applicazione. Sì. Ora, in Word questo wrap, modo relative times, enabled. ci sono anche altre configurazioni più specifiche, per esempio per Telegram o Twitter. Ora, io non ve le faccio vedere queste configurazioni, perché comunque cambiano a seconda di quello che voi avete installato sull'app. Sì. Comunque si usa sempre così, cioè si va sulla configurazione e si cambia l'impostazione con invio. Quindi è sempre molto semplice. General, tre ho fatto items. Ecco, quindi per esempio noi Sì. qua abbiamo... Open URL if there is only one. 24 hour time enabled. Table, riga 1 di 3. Twitter Luca configurazione 0577. di Twitter e Telegram Luca 0577. la configurazione di Telegram che cambia, comunque Tuese non cache ve ne config. mostriamo adesso, altrimenti veramente General, diventa due. lunghissimo Diventa, sì. questo podcast. Relative times enabled. Keymap default. Ah, comunque se volete vedere 24 hour tutte time. queste Keymap di. configurazioni, 24 Keymap di. cosa voglio, c'è sempre il manuale che potete andare Sì, a c'è leggere. sempre il manuale sul sito, sì. Verticale SKR1OWL table, riga 1 di 3. Buffers. General. Qui infatti abbiamo configurazioni generali, poi Buffers. buffers, Sound. sono, General. quindi è sempre così. Allora praticamente c'è la prima configurazione dove scegliere cosa configurare, quindi Twitter oppure la sezione config originale, Twitter config eccetera. Poi un'altra tabella con le varie tipo general, Buffers. buffer, sums eccetera, e dall'altra parte poi c'è la tabella con tutte le opzioni relative a quella parte di configurazione, cioè è molto semplice. Table, riga 1 di 3. Tuese cache Per config. esempio, Select Twitter Luca su Twitter, 0577. se faccio tab, Table, riga 1 di 5. Home. Selezionato. Direct messages. Home. le Table, riga 1 di configurazioni 3. cambiano. Tuese cache config. Table, riga 1 di 3. Buffers. General. Sound. General. Verticale SKP. General. Una foto items. 24 hour time available. Payment. Adesso Table, riga 1 di 3. General. Selezionato. Buffers. General. torniamo Table. Riga 1 di 3. Tuese cache config. Select Twitter su Luca Twitter. 057. Ecco, adesso vediamo i comandi sul menu VM praticamente. Menu bar. Tuese cache. Application. New session CM di più Shift più N. Vabbè, Tuese Twiscake cache. abbiamo. Services. Sotto menu. Beh, qui non c'è niente di interessante, c'è services, Invio tuese cache comando. H. i soliti comandi per nascondere Twiscake, insomma, quali si sono sempre in questo menu su tutte le Sì. applicazioni. Comandi classici. Application. L'unico comando che c'è di nuovo è la nuova sessione. Quello è in application, infatti siamo in application, menu application, New session CM di new più Shift più session. N. Ecco, con questo si apre una finestra, adesso ve la faccio anche vedere. New session CM di più Shift più N. Session type dialogo. Session Settings. type. Session type dialogo. Session type. Cosa vogliamo Session fields. creare? Quindi abbiamo Twitter, Mastodon. Mastodon, con la freccia, sempre freccia su e giù, eh? Telegram. File Explorer. DTAB. Radio. Fed.
Home Assistant. Ecco, qui poi selezionate e poi Twitter. scegliete. Si possono anche avere due sessioni di Twitter, se volete, con diversi account. Perché comunque se ne può essere più di una. Io non l'ho provato, ma mi pare ci posso tranquillamente essere di più di una. Ok, Tuise Kakebu 098, finestra Tail. siamo usciti con Esc. Selezione finestra menu un elemento. Ok, Table, andiamo avanti. riga 2 di 3. Selezione finestra menu un elemento. Chiudo selezione finestra menu. Menu bar, application. Mute session autoread. Ecco, mute session autoread, quindi qua, anche qua possiamo mettere l'autoread o Session config cmdpp. no. Ecco, session config cmd+p. Allora, cosa serve questo? Per aprire le configurazioni della sessione selezionata. Per esempio, Twitter ha la sua configurazione, Telegram ha la sua, Alla ok? sua, sì. Quindi con questo aprite la configurazione di ogni sessione diversa. Remove session cm di più shift più E delete. questo per cancellare la sessione. Quit comando. Q. E questo per uscire. Sound menu. Suoni. Toggle play barra pause on the currently playing media. Cm di più shift più enter. Abbiamo comma shift enter per fare pausa e play. Se è un video, se è un messaggio vocale, un file, Mute session un sounds cm di podcast. più option più m. Mute session sounds. Volume up by 5% Vabbè, cm di più. volume up e down. Volume down by 5% cm di più down. Media volume up by 2.5% cm di più shift più up. Media Max volume. Citynet it offerte Amazon 10 maggio fino al 56% su Apple. Crucial subrent buffer menu. Sound menu. Mute session sounds cm di volume up by 5%. Media volume up by 2. Media volume down by 2.5. Ecco, Media volume quindi down by il 2. volume dei media è diverso dal volume normale, sono due volumi staccati. Cioè il volume dei media sarebbe i Sì, podcast, volume dei app, eccetera, sì. ecco. Buffer menu. Il Window menu. menu buffer già l'abbiamo Buffer menu. visto e non abbiamo più nessun'altra cosa. Ecco. Table, riga 2. E questa è l'app. Molto semplice, soprattutto peccato solo che non c'è per iOS. Purtroppo gli sviluppatori, quando li ho contattati chiedendogli se era possibile anche qui rendere magari l'app per iOS, mi hanno detto che purtroppo per il linguaggio di programmazione, per come è stata sviluppata, Sì, non è possibile convertirla per iOS, insomma. Un'applicazione fatta bene, vi consiglio di utilizzarla se sì, non vedete vi dalle preoccupate se è tweet. una beta, ripetiamo, non fa male. No, ma poi funziona, è stabile, è molto stabile, quindi problemi non ce ne sono, ecco. Questa è l'app che complimenta ancora gli sviluppatori. Prima abbiamo anche trovato un comando che non ci ricordavamo più, quello dello screenshot. Sì. Ci è uscito così. Comunque, vabbè, capita. E se avete domande, come sempre. Cioè, comunque Scrivete, adesso ve lo ricordiamo. scrivete. Ecco, speriamo che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante. Ringrazio chi mi segue su YouTube. Ringrazio come sempre Leonardo, che lo ringraziamo sempre perché veramente, insomma, meno male che c'è, che è sempre a disposizione. Sì. Bisogna dirlo, ma penso che l'avranno notato anche tutti gli ascoltatori, cioè chi Gli ascolta il utenti podcast, che gli ci seguono utenti che qui. ci segue, insomma, che c'è sempre. A volte suggerisce anche app per i podcast, intanto mi messaggino, ho scoperto questa app. Ah, bene, bene, allora lo facciamo. È sempre attivo, cerca sempre. Non è mai inattivo Leonardo, ragazzi, lui è sempre No, no, attivo. no, no. Giorno, notte, sempre. È sempre lì. Vi ricordiamo I gruppi. il gruppo su Telegram, Apple VoiceOver e il club su Clubhouse, sempre Apple VoiceOver, cercateci che ci trovate, e i nostri podcast che potete trovare sulle varie piattaforme, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Spotify. eccetera. Sì.
dove trovate tutti gli eventi che abbiamo fatto su Clubhouse registrati, quindi una volta al mese più anche quelli extra. Adesso sta arrivando la WWDC 2022, è sempre più vicina ormai, a meno di un mese manca, Sì. all'appuntamento più importante dell'anno, dove sapremo poi le varie novità di iOS, macOS, tvOS, watchOS, eccetera. Chissà cosa arriverà quest'anno, comunque poi ne Chissà, sì, vediamo. parleremo poi a settembre nei nostri podcast soliti con le novità. Niente, quindi grazie ancora a chi mi segue e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, a Ciao! presto, ciao!